Le fortezze si ergono imponenti sui colli, mostrando i loro baluardi. Sono entrati ufficialmente nel vivo i festeggiamenti patronali a Belpasso. Come sempre, il lavoro dei maestri carristi e l'imponenza di grandi macchine sceniche barocche hanno incantato il numeroso pubblico in Piazza Duomo attraverso il racconto del martirio di Santa Lucia alla luce del martirio di Cristo, nonché con la riproposizione del confronto tra la bellezza terrena e quella di Dio in un gioco di colori davvero incredibile. È un momento di grande aggregazione. Belpasso, attorno alla sua santa, riscopre la sua entità storica, riscopre le sue origini, aggrega i nuovi quartieri. È l'aggregante più potente che abbia attualmente la nostra comunità, anche in un momento quando qualcuno pensa a dividere il territorio, la nostra Santa Lucia protegge tutto e fa sì che tutto questo non debba avvenire. I carri rappresentano praticamente delle scenografie che vengono portati in piazza, chiusi, assemblati su un rimorchio, e narrano della vita di Santa Lucia, ma narrano di aspetti del mondo moderno, narrano di allegorie della società contemporanea vissuti attraverso il messaggio evangelico. Da bambino proprio sono cresciuto con questa devozione, per cui era un'attrazione veramente che si sentiva nel sangue, qualcosa che forse è difficile da spiegare così in due parole, non so se non si è belpassese. Per il discernimento delle azioni è la prudenza. Siate dunque prudenti come i serpenti. Noi quest'anno svilupperemo una tematica che può sembrare strana, però è la bellezza salverà il mondo, fino ad arrivare naturalmente a quello che per noi è la bellezza suprema, che è la nostra santa patrona Santa Lucia, che emergerà come nostra tradizione, sia nostra del carro Sant'Antonio ma in tutti i carri, attraverso la gloria finale. Dice quest'anno vuole esprimere la sua devozione a Santa Lucia, portando quella che è un'idea, quello che è un pensiero che noi abbiamo, che la sete di potere, quindi il carro, infatti il titolo del carro è il potere, la sete di potere che ha l'uomo nei confronti di tutte quelle che sono state invece i disegni divini, quindi il rivalutarsi su quello che è un progetto divino e poi la trasposizione invece a quello che è, invece a quello che effettivamente poi in realtà succede nella realtà giornaliera di tutti i giorni, quindi mettere davanti un tema biblico, quindi un insegnamento che ci vengono dalle Sacre Scritture con quello che è la realtà ufficiale della vita quotidiana. Il mio lavoro sta un po' a disparte, quello di scegliere le musiche, di preparare il commento e di cercare di armonizzare quello che attraverso le scene vuole essere il messaggio dato alle persone con le parole, soprattutto utilizzando la Sacra Scrittura e lanciando il messaggio evangelico, che è il nostro vero obiettivo con la realizzazione del carro di Santa Lucia. Cittadini, viva Santa Lucia!